Allora, buongiorno a tutti. Abbiamo Grazia Francescato, una delle figure di riferimento del mondo ambientalista italiano ed europeo, direi, con la sua attività di giornalista, di politica e anche di scrittrice. È stata presidente del WWF italiano, è anche membro del WWF International Board, presidente della Federazione dei Verdi, portavoce dei Verdi europei e anche deputata nella quindicesima legislatura repubblicana. Insomma, oltre a una leader storica dell'ambientalismo, anche una delle rare figure femminili del panorama politico nostro. E quindi, buongiorno, Grazia. Buongiorno a voi, e ho dimenticato una cosa molto importante, che sono figlia delle vostre terre, perché io sono nata ad Oleggio Castello, che è un paesino del Lago Maggiore, una terra dove veramente la resistenza è stata vissuta dai nonni, dai padri, dalle madri, dalle nonne. Per cui quando ho finito la Bocconi a Milano, allora c'era lingua e letterature straniere, ho scelto proprio come tesina la resistenza in Valdossola, ovviamente, perché lì c'era la famosa Repubblica. E poi ovviamente ho conosciuto anche Oscar Luigi Scalfaro e la grande Tina Anselmi. A proposito di donne in politica, lei è stata veramente un antesignano, un faro per molte di noi, quindi mi fa particolarmente piacere essere con voi. Scusate questo piccolo amarcord, ma tornare a casa, anche se solo virtualmente, fa sempre piacere. Certamente. Oggi il nostro dialogo è sulle questioni legate a quella che sarà la Summer School, questa è la fase preliminare, una Summer School dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri che è dedicata a un tema importante come lo sviluppo sostenibile, ambiente e patrimonio nell'educazione civica. Un tema che naturalmente va declinato secondo le nostre vocazioni da un punto di vista didattico, ma certamente non possiamo trascurare delle tematiche di carattere molto più ampio, no? Perché appunto la storia, che è la nostra disciplina, si intreccia con l'esigenza appunto di conoscenza del passato, dei soggetti che hanno fatto anche la storia dell'ambientalismo, delle idee che hanno portato avanti, e è necessario anche passare attraverso le loro riflessioni sul presente e sul futuro, appunto, perché è chiaro che la conoscenza storica ha sempre questa declinazione, è uno strumento utile per interpretare l'oggi e costruire il domani. Quindi iniziamo subito con una richiesta, diciamo proprio di un bilancio sull'ambientalismo. La nascita dell'ambientalismo militante risale agli anni 70, proprio il 1970, anzi. In quel periodo si è cominciato a parlare di ecologia. Ci fu chi, come Giorgio Nebbia, parlò proprio di una primavera dell'ecologia per quel periodo. Erano già attivi peraltro da quasi un decennio associazioni come il WWF. In Italia la sezione italiana fu fondata nel 1966 e da allora possiamo dire che alla questione ecologica è stato dedicato molto spazio ed è cresciuta una coscienza di carattere ecologico. Indubbiamente possiamo affermare questo, ma parallelamente dobbiamo anche riconoscere che la crisi ambientale che faceva suo capolino già appunto in quegli anni, nel frattempo si è aggravata. Allora, Grazia, chiederei proprio un bilancio di questi 50 anni di ambientalismo. Allora, per prima cosa fatemi dire che voi svolgete un'opera preziosa, perché se mi chiedeste qual è uno degli obiettivi principali di quest'epoca, io direi è salvare la memoria in via d'estinzione, la memoria storica, che è anche la base dell'identità di un popolo, di una comunità, di una città, di un territorio, che è in estinzione perché ci sono due elementi che caratterizzano questo inquietante inizio del terzo millennio: il fattore C e il fattore T. Il fattore C è la complessità. Come dice l'ecologia, tout se tient, ogni cosa è collegata ad un'altra, e quindi qualunque
problema noi analizziamo, questo rifiuto che viene gettato in mare, è collegato a tantissime altre cose, collegato proprio al nostro modello di sviluppo. Quindi la complessità rende difficilmente leggibile la realtà, la gente è abituata, no? Alle frasette semplici di tweet. Quindi la complessità che deve riprendere il suo ruolo. L'altro fattore, il fattore T, che è il tempo. Noi stiamo attraversando un momento di incredibile accelerazione degli eventi, mai capitato nella storia dell'umanità, che condanna molto rapidamente all'oblio eventi, fatti, personaggi. Pensate un attimo al crollo del muro di Berlino, pare ormai veramente 1000 anni fa, è lo stesso fragoroso crollo delle Twin Towers, che in fondo è soltanto il 2001, anche quello ci appare lontano, persino per parlare di cose più nostrane, non so, i governi precedenti, un governo Renzi. Quindi la politica ha difficoltà a muoversi, perché la politica dovrebbe essere visione del mondo, non ideologia, che la visione del mondo era rattrappita, anchilosata, ma visione del mondo, da cui discende una strategia e poi anche un po' di tattica, le alleanze con chi per che cosa. Negli ultimi tempi, proprio per questa difficoltà di affrontare la complessità che evolve molto rapidamente, c'è stato un ribaltamento delle priorità, per cui molta tattica, io questo l'ho visto, io ero presidente dei Verdi, quindi sedevo nell'Ulivo con D'Alema, Rutelli, Amato nel 1999-2000, e ho visto questo cambiamento attuarsi. Molta tattica, quindi il problema delle alleanze, di conquista e mantenimento del potere, strategia poca, visione del mondo desaparecida. Ecco perché è estremamente importante invece ricostruire una visione del mondo, che è una grande operazione collettiva, in un periodo in cui vige invece l'onnipotenza dell'individuo, no? Noi eravamo abituati, anche la mia generazione, sono nata nel 46, alla dimensione collettiva della lotta e dell'esistenza, oggi invece è l'impero dell'io. Non a caso il gesto più diffuso è il selfie, no? Io non fotografo più il monumento, il luogo in cui sono, fotografo me stesso davanti al monumento, perché l'importante è l'io, questa forma di narcisismo esasperato. Perché dico questo? Perché parlare di sviluppo sostenibile oggi significa affrontare appunto il tema della complessità. Intanto sviluppo sostenibile è un ossimoro, perché sviluppo ha in sé il segno più automobili, più computer, più tutto, più prodotti, mentre invece sostenibile indica il limite. Ora, la parola sostenibile l'ho sentita non a caso le prime volte, sviluppo sostenibile o sostenibilità, proprio nel 1972. Tu hai citato Giorgio Nebbia. Io ho avuto la fortuna, giovanissima giornalista ambientalista, avevo 23 anni, di essere in compagnia di persone veramente maestri come Giorgio Nebbia, come Antonio Cederna, come Virginio Bettin, come Pietro Dorn, che mi ha portato alla conferenza di Stoccolma nel 72. Quella era la prima conferenza dell'ONU su ambiente e sviluppo, giugno 72, Stoccolma. E infatti siamo nel secolo scorso, nel millennio scorso, pare davvero passato un millennio. E lì per la prima volta si parlava di sostenibilità, più che di sviluppo sostenibile, perché c'erano già, a parte Nebbia e i nostri amici, ma c'erano già anche filosofi ambientalisti come Edward Goldsmith, come Barry Commoner, che mettevano l'accento sul fatto che con questo attuale modello di sviluppo che c'era allora e che continua oggi, la sostenibilità non poteva essere raggiunta né a livello ambientale, né sociale, né economico. Questo è estremamente importante, quindi questo è un po' il quadro. Allora, che cosa è stato introdotto nel 1972 a Stoccolma? Il concetto di limite. Quello è fondamentale, cioè dire che noi non possiamo continuare ad avere uno sviluppo illimitato, una crescita, anzi era illimitata, su un pianeta che ha risorse limitate. Quando avrò finito di sfruttare tutte le foreste, sarà finito il legname, ma anche le foreste con tutto quello che significa per la nostra vita. Quindi questo concetto di limite che non piace per niente al nostro tempo, no? Noi siamo quelli dell'onnipotenza, dell'individuo, ogni desiderio diventa diritto e quindi ci dà fastidio questo senso del limite. È uno dei motivi per cui i Verdi sono sempre stati guardati con sospetto, con antipatia, perché rovinavano la festa, quella che doveva essere la festa. Chiudo su questo punto ricordandovi che nel 72 è uscito anche un libro di fondamentale importanza che voi sicuramente avete sui vostri scaffali, che era stato commissionato dal Club di Roma all'MIT, al Massachusetts Institute of Technology, e firmato dai due coniugi Meadows, che si chiamava proprio The Limits to Growth, tradotto in Italia male, i limiti dello sviluppo, in realtà i limiti della crescita. Diceva proprio questo, che analizzando cinque fattori fondamentali, che noi non possiamo continuare così. Quindi sul tavolo, nel 1972 a Stoccolma, c'era già tutto. I problemi erano già lì e soprattutto si capiva che erano problemi di carattere geopolitico, non solo ambientale e scientifico. E questo però non è stato capito,
forse volutamente, capito, dalle classiche politiche, dai dirigenti, da quelli che siano opinion makers, e oggi noi scontiamo questo terribile ritardo, perché la cosa importante da dire è che siamo in ritardo di 50 anni, forse di più. Io riprendo un'espressione che hai utilizzato, quella dei verdi che rovinano la festa, no? Perché indubbiamente è interessante anche esaminare da un punto di vista politico come mai a livello europeo noi abbiamo il gruppo Verdi Europei, Alleanza Libera Europea, che rappresentano la quarta forza, no? Tra tutti i gruppi rappresentati, dopo i popolari, dopo i socialisti, dopo i liberali, e ben prima dei sovranisti. A cui pure è dedicato molto spazio nel dibattito politico, soprattutto in Italia. E diciamo, questo deriva però dal fatto che ci sono alcuni paesi che hanno una fortissima rappresentanza, no? In particolare la Germania, ma possiamo citare anche la Francia, altre realtà. Mentre in Italia possiamo dire che il partito verde, dei Non è Verdi, mai decollato. non è mai riuscito a esprimere, diciamo, un consenso, a ottenere un consenso elettorale significativo. Allora, io vorrei chiederti, qual è la tua opinione in proposito. Io ho un'idea su questo, no? Al di là del cenno che hai fatto a rovinare la festa, il fatto che in Italia, prima con i partiti di massa e poi soprattutto con il maggioritario, anche se non puro, è sempre prevalso il discorso del voto utile. E quindi anche in quegli Certo. ambienti a sinistra, diciamo più sensibili sul tema ecologico, alla fine, diciamo, si preferiva affidare il consenso ai grandi partiti, il Partito Comunista e altre realtà, piuttosto che alimentare, diciamo così, i verdi. Sei d'accordo? Allora, in parte sì. Sicuramente questo c'è. Scusami se prima ho sorriso, ma era un sorriso tra l'amaro e il divertito ormai, perché io credo di aver ricevuto questa domanda migliaia di volte, perché sono stata 2 volte presidente dei Verdi, ma anche portavoce dei Verdi europei. Mi piace ricordare come donna che i Verdi europei sono stati il primo e unico partito a lungo ad avere al vertice una portavoce donna, nel mio caso, e portavoce uomo, nel mio caso era Pekka Haavisto, che adesso è ministro degli esteri finlandesi, siamo carissimi amici, ci incontreremo proprio il 29 a Roma, dove lui sarà qui per tutta una serie per affrontare una serie di problematiche mondiali. Allora, quello che tu dici è verissimo. Il voto utile è il fatto che io ho sentito tantissime persone dire: se avessi 2 voti, uno lo darei a voi, ma tengo il voto impegnato, perché si sa che in Italia, in molte aree, anche diciamolo fuori dai denti, il voto è anche merce di scambio. Io ti do questo, però voglio avere un favore, desidero avere una spinta, insomma, tutte cose che conosciamo benissimo. Ma non c'è solo quello, perché in realtà quando mi fanno la domanda perché i verdi tedeschi hanno questi splendidi risultati elettorali così bassi, la domanda dovrebbe essere: perché i verdi del Mediterraneo hanno risultati così bassi e i verdi del nord e centro Europa invece molto più alti? Perché voi non avete mai sentito parlare dei verdi croati, albanesi, greci, poco anche dei verdi spagnoli, perché condividiamo con loro questi risultati, direi fermi nel tempo, dall'86, quando siamo entrati in Parlamento, dove abbiamo preso il 2,5, fino all'anno scorso, alle ultime europee, abbiamo preso il 2,3, stiamo sempre lì. Come mai? Allora, intanto io vorrei far notare una cosa agli storici. Proprio alle ultime europee, quando gli scalcinati verdi italiani hanno preso dagli italiani elettori il 2,3, quanto abbiamo preso dagli italiani all'estero? Il 9,78, quasi il 10%. Perché? Perché gli italiani che vivono in Francia, in Gran Bretagna, in Germania e soprattutto nel centro-nord Europa hanno capito, hanno introiettato il valore della dimensione ambientale, proprio come dimensione olistica, non settoriale. E quindi hanno capito che è un problema che ci vuole un salto di qualità della coscienza collettiva, che qui ha difficoltà ad avvenire, e in tutto il Mediterraneo. A riprova di quello che dico è che, per esempio, mentre noi a livello nazionale abbiamo sempre avuto il 2,3, 2,5, qualche volta il 2,7, quando tu vai a Trento trovi che i leader di Trentini comodamente arrivano al 4, quando si va nella terra di Alex Langer, a cui vorrei rendere omaggio oggi, che è appunto l'Alto Adige sul Tirol, lì tranquillamente si arriva all'8, al 12 in alcuni posti, eccetera, perché è cambiata la cultura. Quindi è un problema culturale.
E qui ci vorrebbe una riflessione profonda anche sul valore della natura nel mondo del Mediterraneo, perché la natura per tantissimi motivi è sempre stata vista come natura matrigna, prendiamo la famosa poesia di Leopardi, La Ginestra, ed era così, pensate cosa significava per il proletariato meridionale, no? Stare in natura significava stare a lavorare tutto il giorno in terra che non erano le loro, sfruttati, e quindi è evidente che non c'era quest'amore per la natura che invece c'è nel DNA nordico. Io vado tutte le estati con il mio compagno che è un fotografo naturalista in Lapponia e lì la gente vive dentro la foresta. I bambini vanno tranquillamente in natura e c'è un grandissimo rispetto, non trovi una discarica neanche a cercarla, a pagarla oro. Quindi c'è veramente un atteggiamento diverso. Non a caso nella cultura germanica c'è il bosco sacro, no? Il Wald, in tutta la letteratura tedesca, in tutto pensate alla saga dei Nibelunghi e così via. E da noi non c'è questo rapporto di amore verso, e rispetto verso la natura, è considerata più che altro un intralcio, comunque la dimensione sociale è quella prevalente. Ci sono quindi tanti fattori di cui tenere conto e alla fine di tutto ciò noi abbiamo sempre dei risultati elettorali molto scarsi. Adesso è vero che è aumentata la sensibilità verso l'ambiente, soprattutto con la pandemia, che ha messo in luce la interconnessione tra salute del pianeta e salute degli esseri umani. Non so se questo si tradurrà in un risultato elettorale più alto, perché adesso tutti i partiti si proclamano verdi, compreso Salvini, magari il suo verde è un po' diverso, però al di là della battuta è trasversale questo interesse proclamato, attenzione, perché poi bisogna sempre vedere questi partiti alla luce della coerenza, cioè se fanno quello che predicano o meno. E in giro in questo momento c'è un sacco di greenwashing, cioè proclamarsi continuamente attenti alla transizione ecologica, alla sostenibilità, e i risultati poi sono sotto gli occhi di tutti. Basta vedere quello che succede a Taranto, dove si continua a inquinare e ad uccidere, perché lì le persone muoiono per l'inquinamento, ma d'altronde in tutta Italia ci sono migliaia e migliaia di morti l'anno per l'inquinamento anche in pianura padana, insomma sono dati che voi conoscete, inutile che ve li dica, però ecco, si continua a scegliere il profitto e a contrapporre, che è una falsa contrapposizione, il lavoro all'ambiente. E questo non è più vero perché la green economy, questi sono gli ultimi dati di Simbola Commercio, ci dice che sono già 432.000 in Italia le imprese che si dichiarano verdi e sostenibili, che cercano di essere il più possibile, quindi sono più di 3 milioni di posti di lavoro. E se noi attuassimo veramente la transizione ecologica come non Dio comanda, ma Dio e la natura comandano, sicuramente avremmo molte migliaia e milioni di posti di lavoro in più. Ma questa nuova cultura non ha ancora fatto breccia, lo stesso governo Draghi, io dico tranquillamente, rappresenta il meglio della vecchia cultura perché sono affidabili, sono bravi, sanno come si fanno le cose, hanno un'ottica internazionale. Però se voi guardate il PNRR vedrete che, a prescindere dal fatto che di questi 191,5 miliardi che arrivano, la grande maggioranza saranno sulle tecnologie, sull'innovazione, eccetera, non c'è l'attenzione verso la natura, verso la biodiversità, verso il rispetto delle specie viventi. Quindi si dimentica la connessione tra ecologia ed economia, perché non sarà un caso se tutte e due cominciano con lo stesso prefisso, eco, dal greco oikos, che vuol dire casa. Quindi ancora una volta l'ecologia viene posta da questo governo, dall'Italia, dalle forze politiche, come ancillare rispetto all'economia. E questo è un enorme errore storico proprio, epocale. Come dice il Papa, peraltro, ecco, non è che lo diciamo solo noi. Sì, hai fatto riferimento proprio a una difficoltà culturale, no? Quindi entriamo nel nostro campo, diciamo Esatto. proprio quello della didattica, Certo. azione. Quindi innanzitutto affrontiamo il discorso sul mondo giovanile, perché in altri tempi il mondo giovanile ha trovato, possiamo dire, da sé la forza per mettere in atto quella che è stata un po' un grosso cambiamento, se pensiamo ad alcuni esiti del 1968, di quegli anni, nella società. Noi abbiamo assistito, prima della pandemia, a un grosso movimento giovanile, no? Quello che è nato intorno all'ambientalismo di Greta Thunberg. Quindi i giovani, il mondo scolastico si è ripreso la piazza, ha organizzato manifestazioni, quindi in qualche modo sono stati protagonisti e hanno dato, almeno diciamo a me, hanno dato
hanno dato speranza, no? Perché rivederli diventare protagonisti del loro futuro indubbiamente è un elemento molto importante. Poi la pandemia ovviamente ha arrestato tutte queste Certo. manifestazioni e quindi anche questo protagonismo. Tu credi che diciamo, quella scintilla che ha dato origine a questo primo incendio tornerà ad attivare nuovamente il mondo giovanile e l'ambientalismo, la Greta Thunberg, dal tuo punto di vista, che qualità ha? Allora, ovviamente io sono stata in piazza fin dai primi giorni con gli amici e le amiche di Fridays for Future, che si chiama Fridays for Future, perché noi siamo ridotti al punto, la nostra cosiddetta civiltà è ridotta al punto, che i nostri figli e i nostri nipoti scendono in piazza pregandoci per favore, possiamo avere un futuro? Questo dovrebbe far venire a pelle d'oca tutti quanti gli adulti, perché quelli ovviamente si esprimono in maniera, se vogliamo, meno articolata, ma è giusto, alla loro età. Ci sono ragazzine di 12, 14, 16 anni, parentesi. Non so se avete notato che a parte Greta Thunberg, in quasi tutto il mondo, la gran maggioranza dei leader dei Fridays for Future sono ragazzine, giovani donne. Questo la dice lunga, magari potremmo poi fare un ragionamento proprio specifico. Allora, che cosa è successo? È successo che Greta è stata come il bambino del famoso favola Il Re Nudo, no? E ha detto no, non va bene questo modello di sviluppo perché non solo distrugge la natura e l'ambiente, il pianeta, ma impedisce a noi di avere una vita futura, ci impedisce di guardare agli anni che verranno con la tranquillità, o comunque l'ottimismo, comunque la voglia di vivere che avevamo noi alla nostra età. Quindi Greta è stata una messaggera, io l'ho anche conosciuta perché ero al Senato quando l'ha incontrata la Casellati ed è veramente una ragazza particolare. Intanto no, sembra una bambina di 10 anni perché è piccola, minuta, ma questa forza nello sguardo e questa assoluta indifferenza rispetto, sai, a tutti quegli aspetti tipo il prestigio, la visibilità, il compiacimento perché sei diventato un personaggio internazionale, zero di tutto questo. Lei è di una purezza assoluta. Lei persegue questo suo obiettivo di salvare il pianeta è tipico, mi dicevano mia sorella psicologa di comunità, mi diceva che molti ragazzini che hanno l'Asperger hanno questa capacità di puntare con assoluta determinazione ad un obiettivo. E quindi Greta ha svolto il suo compito, Greta ha svegliato il mondo. E poi, badate bene, non ha, giustamente, non ha mai detto date in mano a noi il potere, noi ve lo risolveremo, perché sono dei ragazzini piccoli, loro dicono. Noi vi diciamo, seguite quello che dice la scienza, seguite quello che dicono gli ambientalisti, e il mondo non ha ascoltato questo appello per il momento, a parole, perché a parole adesso anche voi sapete che l'Italia ha la presidenza del G20 in questo momento, sapete che ci sarà a Glasgow a novembre la famosa COP26, quindi la conferenza sul clima, c'è stato il G7, hanno tutti quanti fatto grandi dichiarazioni sull'ambiente e il pianeta, ma poi guardando la realtà dei fatti ci sono non solo pochi fondi, ma poca volontà politica. E lasciatemelo dire, poca cognizione del problema. Io lo so perché ho visto l'assoluto disinteresse, e questo purtroppo anche a sinistra, poi magari mi fai la domanda perché a sinistra arrivano così tardi, proprio non sanno di cosa si tratta, non sanno la differenza, per esempio, non dico i nomi di illustri personaggi politici italiani, che non sapevano la differenza tra buco dell'ozono e climate change, dico per dire, quindi completamente ignorando il problema perché lo ritengono secondario. Quindi anche rispetto al movimento dei giovani, al Fridays for Future, la Grecia, c'era questo atteggiamento di sufficienza. Gravissimo errore, ci vorrebbe molta più umiltà da parte di gran parte di quelli che sì, che hanno in mano i nostri destini, compresi quelli che dirigono le grandi aziende, gli interessi forti e così via. Però lei ha fatto quello che doveva fare. Lei ha dato un messaggio, ha svegliato il mondo, in tutto il resto del pianeta è stata seguita da milioni di giovani. Questo fuoco brucia ancora sotto la cenere della pandemia, perché io sono in contatto con quello che è rimasto dei Fridays for Future ancora oggi, che ovviamente la difficoltà era, quelli erano abituati a scendere in piazza con larghe folle, e questo non si poteva fare in questo periodo. Il problema è uno, secondo me, e sono tanti, ma uno principalmente, che in questa epoca in cui tutto va troppo velocemente, c'è questa accelerazione di cui parlavo prima, i movimenti tendono a non durare. Non hanno una durata, si accendono e si spengono, sono intermittenti, hanno secondo me un andamento carsico, cioè si appaiono nell'agorà virtuale e in quella reale
poi si inabissano e poi probabilmente riappaiono. Quindi dovremo vedere. L'altra cosa di cui nessuno parla mai, ma io parlo, ne parlo perché sono molto legata sia ai popoli indigeni, ho lavorato molto sia quando ero giornalista di Airone, sia come ambientalista con i popoli indigeni dell'Amazzonia, della Colombia, di tutto il sud del mondo, insomma, particolarmente le Americhe. E quindi vi posso dire che là i movimenti sono molto forti, non sono sotto la luce dei riflettori. Ma il movimento degli indigeni, per esempio, a difesa della foresta amazzonica, a difesa della propria identità, perché le due cose si equivalgono là, è forte. Siamo noi che non gli diamo attenzione. Io il 22 di aprile, che era il giorno della Terra, ho partecipato, no, ovviamente virtualmente, a un grande incontro che si teneva in Bolivia, proprio su questi temi, sulla Pachamama, la grande madre. La Pachamama, la terra madre, è considerata in varie costituzioni dell'America Latina come soggetto portatore di diritti. Non so se mi spiego, quindi è un atteggiamento assolutamente rivoluzionario, un salto di qualità della coscienza collettiva. Siamo noi che siamo abituati a mettere riflettori soltanto su questa parte del mondo e diamo pochissima attenzione a quello che succede altrove. Sì, il tema è indubbiamente importante nell'ambito appunto della summer e quindi diciamo questa necessità che è di carattere formativo a questo punto, no? Certo. Per quanto riguarda proprio l'educazione e quindi la possibilità che questi movimenti, questa sensibilità diventi stabile ed è legata ovviamente a quello che è uno degli obiettivi, ovviamente a lunga scadenza, di questa summer, no? Quella di sensibilizzare appunto sulle tematiche di questo genere. E poi ovviamente Certo. noi ci rivolgiamo ai docenti e i docenti a loro volta devono attuare poi quanto hanno appreso, quello che hanno scambiato nell'ambito della summer nei loro programmi. Nel mondo scolastico, io direi che se dovessi fare un bilancio, l'impegno in questo senso, a parte alcuni docenti ovviamente meritevoli, però sui Sì. temi ambientali c'è sempre stata una certa latitanza, no? E anche diciamo, una latitanza strutturale anche di attività. Ora c'è una nuova legge, la legge sull'educazione civica, che è sperimentata nell'anno in corso con alterne fortune, ma dopo un anno non è il caso di fare un vero e proprio bilancio, però ha introdotto questa legge un'importante novità. Fra gli assi dell'insegnamento, accanto alla Costituzione, accanto alla cittadinanza digitale, c'è lo sviluppo sostenibile, quello che hai definito un È un sì, ossimoro. lo è, lo è. Allora, comunque, diciamo, superando l'ossimoro, noi possiamo trovare dei programmi da attuare nelle scuole che possono essere dedicati all'educazione ambientale, alla conoscenza, alla tutela del patrimonio, del territorio, all'educazione alla salute, che è un discorso ovviamente collegato, e anche i principi di protezione civile, che naturalmente sui temi ambientali sono strettamente connessi. Quindi direi, secondo te ci sono le possibilità perché effettivamente si riesca a colmare questa lacuna formativa, questa lacuna culturale? E hai qualche suggerimento da dare ai docenti che ci ascoltano per fare in modo che l'azione didattica possa cogliere questa opportunità data dalla legge che finalmente è stata portata a sistema? Si riuscirà? Dipende. Allora, diciamo subito che io frequento le scuole, sono andata a parlare nelle scuole dalle elementari alle medie e superiori tantissime volte, sia come presidente del WWF che come presidente dei Verdi. Abbiamo fatto anche tantissime campagne ispirate proprio all'educazione ambientale. Avevamo un settore nel WWF proprio che si chiamava educazione ambientale e ricordo che nelle OSI del WWF sono passati migliaia di ragazzini ogni estate, che sono stati educati al contatto con la natura, perché l'aspetto, soprattutto, voi lo sapete, nella giovanissima età è molto importante passare dalla teoria alla pratica, far sentire, far sperimentare il rapporto con la natura, oltre che a declamarlo, a indicarlo. Devo subito dire che dipende, perché dipende dalla preparazione, dalla volontà dei presidi e degli insegnanti. Io ho toccato con mano andando nelle scuole che c'è una diversità enorme se il ragazzo è stato preparato
per esempio, non solo all'incontro con me, ma all'incontro con l'ecologia, da un professore che lui stesso deve essere abbastanza preparato e che unisca competenze e passione. Perché, e io questo l'ho sperimentato anche come giornalista, tu devi essere capace di toccare il cervello e il cuore delle persone. Quindi devi comunicare a livello di dati, di analisi scientifica, ma anche a livello di emozioni profonde. Io dico sempre che difendere la natura oggi, all'inizio del terzo millennio, vuol dire anche conservare il legame tra l'anima individuale e l'anima mundi e sperimentare anche un diverso tipo di spiritualità. Questo lo dico perché ho scritto due libri in proposito e ho imparato questa lezione proprio dagli indigeni in Amazzonia. Se tu non rimetti al centro la sacralità della natura e degli ecosistemi, se tu continui a considerare la natura e a comunicare ai giovani che la natura non è nient'altro che un grande supermarket dove noi andiamo a prendere le risorse di cui abbiamo bisogno, oggi il legname, domani il litio, il cobalto, quello che ci necessita per continuare in questo modello di sviluppo, tu non susciti l'amore verso la natura e non susciti quella fondamentale risposta che si chiama cura. Secondo me, noi, siccome, come dicevo prima, la pandemia ha messo in luce l'interconnessione tra salute umana e salute del pianeta, dobbiamo mettere al centro di questo nuovo, di questi anni futuri, cominciando da subito, il concetto di cura. Perché cura? Perché cura mette insieme due elementi. Uno, la presa di responsabilità individuale e collettiva. Io mi prendo cura della mia famiglia, del basilico sul balcone, del mio territorio, del pianeta, ok? Ma lo faccio però ravvivando questa presa di responsabilità con l'empatia, con l'amore. Quindi noi abbiamo bisogno, io questo lo ripeto fino all'esaurimento, di intelligenze calde, capaci di mettere insieme cuore e cervello, ragione e sentimenti. Questo tanto più io lo vedo con le mie nipotine, quanto hai a che fare con i bambini e con i giovani, perché quelli lo sgamano subito se tu sei lì e fai queste cose perché c'è scritto nel programma o perché ci credi veramente. Non si ingannano i ragazzi. Non si ingannano, soprattutto i bambini, voi lo sapete. E quindi dipende da quanta gente c'è nelle scuole e anche nelle famiglie capaci di far fare questo percorso ai ragazzi e ai bambini. E c'è un grande bisogno di maestri. Maestri non intendo il professore che tu trovi a scuola, perché io, per esempio, ho imparato l'ecologia da Pietro Dorn, che era un grande forerunner, un grande antesignano dell'ambientalismo, che era il nipote del fondatore della Stazione Zoologica di Napoli. Lui mi ha portato a Stoccolma. E lì ho incontrato gente come Barry Commoner, questi nomi che ti dicevo, che adesso ovviamente magari non si ricordano più, ma che sono stati dei veri e propri maestri, lo stesso Giorgio Nebbia, lo stesso Cederna. E tu hai bisogno di persone che siano il loro messaggio il più possibile. Perché se tu semplicemente enunci, e poi i ragazzi toccano con mano che tu, non vuol dire che vieni con la pelliccia del viso a scuola, perché adesso non fa più nessuno, però che c'è una discrepanza tra quello che tu dici e quello che tu sei e come vivi. E questo ti fa perdere assolutamente di autorevolezza e credibilità. Quindi dipende. Io sono abbastanza, non voglio dire ottimista perché è una parola che detesto, questa cosa se è ottimista o pessimista. Bisogna guardare la realtà per quella che è. Io penso che noi non arriveremo ai grandi numeri, ma penso che sia importante avere comunque una massa critica, un gruppo di avanguardia, perché è sempre stato così nella storia, capace di incamerare questi valori, di viverli. E di proporsi come esempio, perché l'esempio vale più di tantissime parole. Quindi io credo che in questa direzione si stia andando. Vorrei anche ricordare, perché prima non l'ho detto, ma parlando appunto dei ragazzi, ci sono ormai nel mondo più di 1200 cause promosse contro gli stati, contro le istituzioni, proprio da giovani. Perché dicono, tu, Stato, dico per dire l'Olanda, che è uno dei più recenti, non hai fatto nulla per quello che riguarda la lotta al cambiamento climatico, tu mi stai togliendo il futuro. Anche in Italia, c'è stato in Francia, per esempio, un'enorme causa di questo tipo che si è chiamata l'affaire du siècle, fatta anche da varie associazioni, e adesso ce ne sono tantissime, ce ne sono appunto anche in America Latina, anche in Italia una che si chiama Giudizio Universale. Mi sembra interessante che in tutti questi modi di combattere, che sono modi assolutamente istituzionali, legali, legittimi, la presenza dei giovani e soprattutto delle giovani sia molto forte. Quindi la risposta io credo che ci sia già un movimento dei giovani. Noi abbiamo il ruolo di essere tutor. Persone della mia età hanno il ruolo di trasmettere, mettersi a disposizione. Io lo sto facendo per esempio con i Verdi, ma anche con varie associazioni, è un continuo, ecco. Anche quando mi chiamano al telefono, mi chiedono informazioni, documenti. Ecco, noi dobbiamo essere dei
trasmettitori, no? Traduttori nel senso antico del termine, il tradunt, coloro che consegnano questi valori e queste buone pratiche, queste analisi dell'ambientalismo alla generazione che c'è già qui, grazie al cielo, ecco. Magari non è numerosissima, ma c'è. Diciamo che è un discorso, quindi quasi un appello che possiamo fare ai docenti che seguono la Summer. È ovvio che Certo. noi forniremo degli strumenti, cercheremo di farlo con dentro delle motivazioni e un entusiasmo che caratterizza l'iniziativa, ma certo dovremmo più che trasmettere gli strumenti, riuscire a trasmettere questa voglia di impegnarsi su questi temi, questo entusiasmo che è fondamentale per mettere in movimento poi i ragazzi, no? I giovani che sono i destinatari ultimi di tutte le nostre E attività. del pianeta, e sono quelle che abiteranno il pianeta, piccolo particolare, ecco. Per cui sì, è importante capire che se vogliamo dare un pianeta vivente ai nostri figli, ai nostri nipoti, non una terra desolata, per citare Eliot, è importante appunto mettere insieme competenze e passione, cuore, cervello, ragione e sentimenti. Io ho insegnato, perché prima di diventare giornalista ho fatto 4 anni in cui ero supplente in giro per Roma, e quindi so anche la fatica, diciamolo fuori dai denti, soprattutto oggi, la mia epoca era già diversa, ma oggi a un docente viene chiesto tantissimo, spesso troppo, no? Anche di sostituire la famiglia. So. Io ho grande rispetto per il tremendo lavoro che fanno, tremendo nel senso di incredibile lavoro che fanno molti, molti insegnanti, e quindi è importantissimo dar loro gli strumenti, l'appoggio e fargli capire che loro stanno facendo uno dei lavori più importanti del mondo. E io vorrei che questo venisse valorizzato nella nostra società, anche in termini economici, non ultimo, no? In termini proprio di apprezzamento del lavoro, perché questa promozione del salto di qualità della coscienza collettiva è la cosa principale. Perché se voi, dopo 50 anni di ambientalista, mi chiedeste: ma grazie, qual è l'ecosistema più a rischio? Sì, io direi la barriera corallina sbiancata dal cambiamento climatico, direi la foresta amazzonica distrutta dagli incendi. Però direi soprattutto questo, la mente umana, questo e questo, il collegamento mente-cuore, questo è l'ecosistema più a rischio, e dopo la pandemia sta venendo fuori, perché i traumi psicologici causati da questo lockdown, da questo senso di incertezza di tutto, no? Che affiora nel futuro dei giovani, ha creato tantissimi problemi proprio nell'anima dei ragazzi. E quindi ecco, la cura deve essere soprattutto cura dell'anima, e questo è un compito di grandissimo valore, grandissima nobiltà e anche grandissima fatica. Sì, allora riprendiamo questo tema come ultima domanda che riguarda questo nostro incontro. E io mi riferisco all'introduzione a un tuo libro del 2012, Lo Ah. sguardo dell'anima, dove Ma tu l'hai scrivevi, letto? no, non l'ho letto, ho letto alcune parti, no? Perché mi interessava questo discorso che fai, no? Cito proprio dal testo. La tua personale mission dentro il multiforme universo ambientalista è quella di far capire l'importanza della dimensione spirituale nella tutela della natura e dell'ambiente. Sconvolgere l'equilibrio ecologico significa non solo perdere risorse vitali, ma disturbare una profonda sintonia tra esseri umani e universo. Allora, tornando un po', diciamo, a una dimensione anche storica, noi sappiamo, lo vediamo anche nelle cronache di questi giorni, quale importanza nell'opinione pubblica abbia, ad esempio, la Chiesa, no? Adesso non facciamo discorsi di carattere confessionale, ma sui temi ambientali, dopo forse qualche apertura, poi con il tempo, però, diciamo, soltanto con Papa Francesco la Chiesa ha sposato la causa, ha affermato la necessità di una conversione ecologica. Ecco, ma per proprio irrobustire, allargare la coscienza ecologica, è importante rompere il monopolio laico che c'è stato, che è prevalso sinora nella coscienza Guarda, ambientale. ti dirò, io sono sempre stata anche di sinistra, non ne faccio mistero, e ho toccato con mano, quando anche ho attraversato SEL ultimamente, Sinistra Ecologia e Libertà, che la sinistra è abbastanza cieca e sorda a questi temi. Perché? Perché la sinistra è un sogno antropocentrico, che
che mette al centro l'uomo, possibilmente maschio, mentre la natura, il pianeta, gli animali, le piante sono una specie di scenario, di fondale, anzi, davanti al quale si svolge la vicenda umana. Invece per noi ambientalisti, per gli ecologisti, la natura, noi siamo biocentrici, è tutta la vita importante, quindi gli esseri umani naturalmente, ma gli animali, le piante. Tutto è collegato a tutto, noi siamo un tassello di un enorme mosaico. Questa è una differenza di DNA pazzesca, per cui io per anni, anche dentro il Movimento dei Verdi, ho coltivato questo interesse su natura e spiritualità in maniera, non voglio dire clandestina, ma comunque diciamo in ambienti circoscritti. Però attenzione, qui non stiamo parlando di chiesa, stiamo parlando di spiritualità in senso molto ampio. Non è un caso che io abbia lavorato su questo tema principalmente con una grande associazione internazionale fondata dal principe Filippo di Edimburgo, che io conoscevo perché lui era presidente del WWF internazionale quando ero nel board, e si chiamava ARC, si chiama ARC, Alliance Religions and Conservation, cioè alleanza tra le fedi, le religioni, tutte le religioni più importanti del pianeta e la conservazione della natura. Perché, ripeto, non si tratta solo di mettere insieme economia ed ecologia, e questo bisogna farlo, di mettere insieme ragioni dell'ambiente e ragioni del lavoro, e questo bisogna farlo, ma si tratta di andare più in profondità e scavare proprio nell'identità culturale dei popoli, delle etnie, dove questo rapporto profondo tra anima individuale e anima mundi c'è, declinato a seconda delle varie epoche, delle varie culture, dei vari popoli, questo è chiaro. Quindi adesso devo dire che con il 2015, con l'apparizione della Laudato Su', la prima enciclica dedicata al tema, e che badate bene, non è un'enciclica verde, è una visione del mondo, perché ascolti il grido della natura, lo dice il Papa, no? Il grido della terra, ma anche il grido dei poveri, quindi mette assieme le dimensioni famose di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, ed è una critica molto approfondita a livello di sviluppo, che però si ritrova nei libri di Vandana Shiva, per esempio, che è una grande antesignana anche lei dell'ambientalismo, di religione induista, che mette l'accento proprio sulla Shakti, sul principio di vita al femminile che informa la natura. Quindi è un aspetto filosofico molto più profondo, che ognuno poi declina, anche le persone laiche, no? Le persone laiche possono anche loro declinarle a loro modo, ma senza questo si corre il rischio di arrivare a una aridità desolante e a restringere lo scopo a una buona gestione dell'esistente, che va anche bene, ma non è sufficiente. Quindi si può volare alto. Ai ragazzi piace molto di più volare alto, ma anche quelli di noi che sono stati ragazzi da molti punti di vista. E quindi il mio augurio è che la Summer School voli alto, e sono sicura che lo farà, e vorrei ringraziare tutti voi. Ah, certamente un augurio che accogliamo molto volentieri perché appunto è chiaro insomma, che gli obiettivi che ci siamo dati, che l'organizzazione si è data, sono degli obiettivi molto importanti. Quindi Certo. diciamo, vediamo di volare alto e troviamo modo anche poi di atterrare in maniera. Esatto, per non fare la fine di Icaro. Sì, non bruciamoci Non le ali. bruciatevi le ali, ecco. Va bene, allora io ringrazio davvero di cuore, grazie Francesca, è stato un incontro molto interessante, sono venuti molti spunti, anche delle motivazioni, direi che si è visto dietro il discorso anche la passione, ecco, questo è importante. Avessi quella non sarei qua. Se riuscissimo ad avere la stessa passione nei confronti degli studenti, se i docenti che ci seguono prendessero questo modello, magari lo hanno già, di sicuro, però Sì, parecchi ce l'hanno. potrebbero indubbiamente rafforzare. Dobbiamo rafforzare queste motivazioni per arrivare a un risultato che è la Perché seconda. adesso mai più, eh? Esatto, Perché il siamo. tempo stringe, quindi questo dobbiamo. È il motivo per cui io sono ancora sulla breccia a 74 anni, che starei volentieri a giocare con le mie nipotine e a fare altre cose, è che davvero questo è un crinale, il salto di qualità della coscienza collettiva. O lo facciamo adesso, oppure la risposta la darà Madre Terra. La parola è passata a lei. Certo. Va bene, allora grazie e Grazie a arrivederci. voi.